Virus è una parola latina che significa veleno. I virus non mangiano, non respirano, non si muovono e non si riproducono autonomamente. Ma allora che vita è? Nessuna. I virus tecnicamente non sono vivi. Un virus è una scatolina che contiene le istruzioni per fare altre scatoline uguali. Sono minuscoli. Una fila di 600 è pari al diametro di un capello. Per riprodursi devono entrare nelle cellule degli organismi viventi. Ogni organismo ha i propri virus. I virus che attaccano il basilico a noi non fanno nulla. Il virus riconosce le cellule giuste e le attacca. Come fa? Dalla superficie delle cellule sporgono piccole proteine. Anche il virus ne ha. E se si incastrano, come una chiave nella serratura, il virus si fa mangiare. La cellula digerisce il virus e libera le istruzioni. È la cellula che costruisce i pezzi dei nuovi virus. Il passo successivo per tutti i virus neonati è uscire in massa dall'organismo e infettarne altri. Un virus è programmato per riprodursi in abbondanza e diffondersi ovunque e con ogni mezzo. Per esempio, alcuni ci pizzicano il naso stimolando gli sternuti o ci fanno tossire per andarsene con il muco.